Lick, ben ritrovati miei cari vintori dell'Ujona Bar Calcio. Accendiamo la luce, vediamo se così esatto i miei occhi brillano ancora di più e brillano a ben d'onde in quanto appena ascoltato la conferenza all'antevigilia di Bologna-Inter che si giocherà ad orario di pranzo 12:30 domenica. Quindi tutti in live a Mark Mandi già a partire dalle 12:15. Bene, detto questo, posso dire, mi lasciate dire, mi permettete di dire che a me Thiago Motta, quando lo sento parlare in conferenza stampa, mi gasa e mi gasa molto, perché è un allenatore di un'intelligenza talmente fine nelle risposte che quasi non lo si capisce. Thiago Motta, veramente, che allenatore sicuramente che diverrà. Ci basta poco per capire questo, basta sentire la natura di alcune risposte ora, in questo stesso esso nostro codesto spazio andremo a raccontare appunto quali sono le note musicali più alte toccate quest'oggi dal nostro allenatore Thiago Motta. Prima però di imbatterci in tali abilità uditive canore, Amrak Mand, iscrizione, condivisione e subito mi piacino al video dell'Ujona Bar Calcio. Come vedete il catarro è ancora mio compagno dopo quasi un mese da quando mi sono ammalato. Prima o poi mi abbandonerà. Comunque, allora, Thiago Motta mi è piaciuto in più passaggi. In più passaggi mi è piaciuto, uno su tutti, se devo dire la mia, quando ad esempio hanno chiesto ed è stata messa giù in una maniera anche che lasciava quasi suggerire la risposta come la si voleva e la si poteva interpretare se ci fosse stato un allenatore di pensiero semplice. Non so se vi ricordate, mi pare in quale film c'è Benigni che ha la cucina che praticamente è chiusa e lui fa il cameriere, allora prende lo stesso il cliente e lo porta a ordinare quello che lui vuole, no? E nell'ordinazione, ovviamente, quando espone il menù al cliente dice: vuole per caso un salmone grasso, 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 oppure un pollo magro, magro, magro? La risposta ne viene da sé: vogliamo il pollo magro, magro, magro. Ma invece la risposta del Thiago Motta, nonostante la domanda messa giù, era del tipo: contro l'Inter vogliamo vedere una squadra che si difende perché è consci della forza dell'Inter e quindi saremo più sulla difensiva, oppure non ci snatureremo e cercheremo comunque di apportare il gioco che stai cercando appunto di inculcare nelle menti dei nostri ragazzi? Voi capite che la risposta ne veniva quasi da sé, era la seconda, no? Come diceva il Quello, la seconda che hai detto, ma no, perché Thiago Motta invece ci ha messo il pensiero, la riflessione, l'analisi e ha risposto una cosa che tra l'altro ha già detto in altre occasioni. Una partita è fatta di momenti, per cui ci saranno momenti in cui ha lasciato intendere cercheremo noi di proporre gioco e ci saranno altresì altri momenti dove dovremo capire che dovremo essere unite e coesi più nella fase difensiva, perché una partita è fatta di 90 minuti, poi ci sono quelli di recupero, e all'interno di questi 90 minuti ci sono più partite da giocare e noi dovremo essere abili e capaci di leggere il momento della partita per fare l'uno e per fare l'altro. Voi ditemi se questa non è una risposta bella, bella, mi è piaciuta molto. Gli hanno chiesto se è contento di come il Bologna stia maturando nella reazione negativa, no, che si veniva a suo tempo a verificarsi. Ne prova ad esempio la partita dell'andata proprio contro l'Inter, dove
nonostante i primi 25 minuti a detta di Thiago Motta giocati in maniera gagliarda. Poi alla prima debacle difensiva e gol subito ci siamo sciolti e appunto non abbiamo saputo tenere il grip mentale adesi e coesi alla partita e poi ricordiamo tutti quel che è successo. E Thiago Motta dice: siamo migliorati molto su questo aspetto, ogni partita succedono situazioni diverse ma noi dobbiamo sempre essere disposti ad affrontare ogni momento nel miglior modo possibile. Questa dinamica la possiamo controllare per affrontare al meglio ogni episodio. Parole e musica rilasciata da Thiago Motta, così come mi è piaciuta la risposta quando a domanda del giornalista che gli chiede: ma con raziocinio, se dovessimo tornare nel momento in cui hanno fischiato rigore contro il secondo contro la Sampdoria, no, il fallo di mano di Sosa, può starci, dice il giornalista, che l'arbitro possa prendere un abbaglio, ma non può starci che alla Sala VAR prendano un secondo abbaglio. Allora hanno chiesto a posteriori, adesso a bocce calme, come può trovare una spiegazione a quello. E giustamente Thiago Motta dice: mi fai una domanda a cui io non so cosa dire obiettivamente, perché sono situazioni che non sono sotto il mio controllo. Posso lasciarmi prendere nel momento della concitazione del momento e cercare appunto di capire, ma poi esula dal nostro compito poterlo fare, perché è inspiegabile ciò che è successo e non si può trovare spiegazione. Perché, e questo non è stato detto, ma mi aggiungo io, se qualcuno ha le immagini del rigore, che secondo me, lo ribadisco, non c'è stato dato contro il Monza per fallo di mano palese, plateale, di Sensi, mi farebbe un favore, perché io continuo a non trovare l'immagine. Hanno chiesto a Thiago Motta, visto e considerato quanto tu stia facendo qua a Bologna, se hai sentito i rumors là a Parigi, in quanto si è fatto in settimane il tuo nome. E qua risposta veramente di un'astuzia, di una finezza. La risposta di Thiago Motta qual è? Sono focalizzato al massimo nella partita contro l'Inter, punto. La risposta di una finezza, se ci pensate, lui non dice sono focalizzato al massimo sul mio cammino che sto percorrendo qua a Bologna e che voglio percorrere qua a Bologna. No, lui è finalizzato sempre al medio-breve termine. Lo dice per i giocatori e lo dice per sé. Ok, attenzione che così potrà dire e non lasciare adito in futuro a recriminazioni del tipo: ma avevi detto, ma in quell'occasione avevi proferito. Lui potrà dire: non l'ho mai fatto. E anche questa è una grande finezza, perché dire sono focalizzato al massimo nella partita contro l'Inter, punto, alla domanda si sente già pronto per una grande chiamata, la dice lunga, secondo me, su quanto sia capace, ok, questo allenatore, non solo in campo nel trasmettere il suo diktat di calcio ai giocatori, ma anche fuori dal campo, perché è un giocatore che di settimana in settimana sta sbocciando, sta maturando, si vede proprio la forza, si trasuda. Questo allenatore, c'è poco da dire, intelligente. Gli allenatori intelligenti, occhio, che si riconoscono e si riconoscono in fretta. Thiago Motta, segnatevi quello che vi sto dicendo, finirà come finirà, ma Thiago Motta è un allenatore intelligente, molto intelligente. C'è un altro punto che volevo sottolineare e che adesso però mi sfugge ed era molto importante. Sì, come mi sfugge? La domanda ricorrente e che fa capire quanta voglia ci sia a Bologna di che cosa? Dell'Europa. Non è mancata la domanda sull'Europa, se si pensa all'Europa, se è un pensiero che nello spogliatoio si parla di questo. E anche qua la risposta del Thiago Motta è stata fantastica, perché dice: il nostro obbligo è impegnarsi al massimo,
L'entusiasmo fa parte e fa bene, fa parte di questo e fa bene per lavorare meglio. Sempre quando l'entusiasmo è focalizzato nell'affrontare il prossimo allenamento e partita al massimo. Il resto non conta niente. Attenzione a queste parole perché fanno capire la grandezza di questo allenatore, ex calciatore e oggi allenatore, chissà in futuro se non un grandissimo allenatore. Perché è una risposta intelligentissima. Lui che cosa dice in poche parole? Lui dice: a me va bene che si parli di Europa, ma lo dovete fare voi, perché da me non sentirete mai proferire questa parola. A me sta bene che nello spogliatoio tra i miei giocatori possa aleggiare l'entusiasmo di andarsi a prendere appunto la possibilità di giocarsi per l'Europa, perché l'entusiasmo è un vento che alimenta la fiammella, ok? Ma questo è un qualcosa che va bene, che soffi, ma noi non diremo mai a voce alta quella roba perché, come già in altri contesti avevamo raccontato, la tristezza al sonno leggero. Quindi non bisogna mai, in un momento di felicità, di entusiasmo, di forte entusiasmo, andarlo a raccontare ai quattro venti, perché qualcheduno ci potrebbe sentire e ben presto altrimenti potrebbe spegnersi questa fiammella. Il dire non dire, restare sul filo di lana, è un equilibrio veramente sottile, e Thiago Motta sta veramente camminando davvero equilibrista sul filo in alto a 2 metri, come se fosse in un tendone da circo. Veramente complimenti, perché questa secondo me è la risposta più bella, che fa un po' il paio a quello che in passato, quando si diceva ad esempio: ma è Arnautovic il leader di questa squadra? C'era chi sosteneva: sì, deve essere Arnautovic. No, questi sono tutti discorsi che lasciano il tempo che trova. Il leader di una squadra lo fa il gruppo, non va decantato, non lo scegliamo a priori noi chi è il leader. Il leader si manifesta e in maniera silenziosa viene scelto dal gruppo. Non ci può essere nessuno a decidere a priori un qualcosa. E questa è la stessa cosa che sta accadendo adesso con l'Europa. Ok? Non so se mi sono spiegato, ma spero di sì. Poi, altre domande: Arnautovic non ci sarà, Zirkzee non ci sarà, ci sarà invece Somarò, che da quanto capisco partirà probabilmente titolare, mentre Sansone, a partita in corso, ha spezzato e ha fatto bene, mettendomi nei panni di Motta, una lancia a favore della prestazione ultima contro la Sampdoria di Musabarro, perché io sono convinto, e la verità racconta, che Musabarro non ha fatto una buona partita per niente contro la Sampdoria. Ma se si vuole sperare di poter recuperare quel giocatore, bisogna farglielo credere, ok? Quale partita migliore in una dove ha messo a referto un assist, dove abbiamo vinto in trasferta, dove lui era titolare? Quale momento migliore per fargli credere di prendere, per fargli credere di aver fatto molto bene e quindi prendere lo slancio per le prossime partite? Barro, o adesso o mai più per davvero. Questo dunque, partita comunque focalizzata, neanche a dirlo, immaginate a che cosa? All'Inter, e poi penseremo dopo alle prossime. Si può fare, l'Inter viene dalle fatiche di Coppa, si può fare. Certo è, noi dobbiamo metterci testa, gambe e cuore e fare la partita al 100% e sperare che l'Inter la faccia al 50%. Cari vintori, fatemi sapere che cosa ne pensate di quanto poc'anzi detto. Attivate il campanaccio pastorale per rimanere sempre aggiornati con i giorni calcio nei video. E noi ci sentiamo alle prossime chiacchiere da gara. Stavo per dire quanto mi gasa Thiago Motta, gasa, gar, da bar. Posso dire che mi gasa Thiago Motta una cifra.